prendersi del tempo, prestare attenzione ai dettagli e sentirsi degli artisti. Questo è ciò che rappresenta la nostra nuova linea Fresco Ceramics. In un modo molto speciale, gli odontotecnici possono riscoprire la passione per il loro lavoro. Questo è ciò che la rende così speciale e vogliamo mostrarti il perché. Con la nuova pasta ceramica Fresco Gingiva e Fresco Enamel, ora è possibile stratificare la zona gengivale e vestibolare in modo semplice e veloce. La consistenza delle ceramiche può essere ulteriormente personalizzata aggiungendo i due liquidi di miscelazione Fresco Liquid e Fresco Gel, a seconda del metodo di lavoro preferito. Fresco Liquid è pensato per ricreare le proprietà della ceramica convenzionale. In questo caso, la pasta ceramica non solo si asciuga più rapidamente e facilmente, ma riproduce anche la consistenza delle ceramiche convenzionali. Fresco Gel, invece, rinfresca la pasta ceramica e ne aumenta la plasmabilità. In questo modo rimane umida più a lungo e può essere modellata per diverse ore. Rispetto alla ceramica convenzionale, le Fresco Ceramics possono essere infatti modellate per un tempo molto più lungo. Una volta lavorata con Fresco Gel, puoi applicare velocemente la ceramica coprente Fresco Gingiva 5 alla struttura in zirconia. Per una fluorescenza naturale nella zona vestibolare, puoi aggiungere Fresco Enamel Fluo alla struttura leggermente ridotta. Le nostre ceramiche Fresco sono riutilizzabili. Una volta terminato il lavoro, puoi rimetterle nel loro contenitore. Per controllare se la pasta ceramica fluorescente è stata applicata uniformemente, ti consigliamo di passare la struttura sotto una lampada UV prima della cottura. Qui sono mostrate entrambe le strutture dopo il primo ciclo di cottura. La struttura monolitica è stata stratificata solo nella zona gengivale, mentre la struttura leggermente ridotta anche in quella vestibolare. Per una glasura uniforme, stratifichiamo la struttura monolitica con 3D Base Glaze e procediamo con una cottura con glasura per dare alla zirconia dispersive il suo colore finale. Con l'aiuto di Zircon Sun Shade Guide, controlliamo poi la tonalità. Con la nuova tonalità Blue Lightning della collezione Eye Stains 3D by Enrico Steger, il bordo incisale viene ombreggiato per ricreare un effetto naturale. Per riprodurre una naturale tonalità della dentina, puoi anche mescolare gli stain ed aumentare lo spettro cromatico. In questo modo è possibile creare un design specifico per il paziente. Per escludere possibili accumuli di pigmento ed effetti innaturali, raccomandiamo di effettuare un test della luce tenendo la struttura in controluce e, se necessario, effettuare le dovute correzioni. Per prima cosa, sfumare le zone più scure della gengiva con le paste ceramiche Fresco Gingiva. Applicare poi le tonalità più chiare per ottenere una riproduzione naturale della mucosa alveolare fino alla zona marginale della gengiva. Puoi inoltre aumentare la traslucenza delle ceramiche chiare Fresco Gingiva da 1 a 3 aggiungendo Fresco Enamel Transpa Neutral. Grazie a Fresco Enamel Opal, ora è possibile schiarire particolari zone gengivali. Per una naturale fluorescenza, invece, puoi stratificare la struttura monolitica con Fresco Enamel Fluo. Inoltre, per un design orientato al paziente, è possibile applicare alla struttura leggermente ridotta tutte e quattro le ceramiche Fresco Enamel.
Con la linea Fresco Ceramics è necessario un solo ciclo di cottura. Con questo metodo di cottura è possibile lavorare simultaneamente strutture in zirconia di diverse dimensioni. I parametri di riscaldamento e raffreddamento sono quindi gli unici da regolare in quanto direttamente legati alla dimensione e alla massa della struttura in zirconia.